Dai, con lo sparo la fossa in furia. Ma partito pure. Cassa martello! Elettrico! No, non trovavo il casco, per quello che ho fatto tardi. Andato a far benza. Non ho voglia di andare all'idroscalo. Andiamo verso Varzi? Io fa freddissimo. Ma fa niente. Come è freddo? Non fa freddo. Forturago, te chi? Che è una bella strada. Vada, vada. Io non so la strada. Oddio, matto. Questa è la meglio se mettevo le calze lunghe. Questo pomeriggio andiamo verso Varzi. Siamo con Andrea Biassoni, soprannominato il Bia, il famigerato Biasso. Più avanti c'è Polle, dietro di Bia c'è Sara e dietro di me c'è Margherita. Andiamo a farci un giro lì per far qualcosa, anche se minchia il tempo non è dei migliori, però minchia fa freddissimo. C'ho le caviglie ghiacciate con le calze corte, da Dio. Vabbè, ma questo non è un problema. Ho dato un'acceleratina leggera, minchia, ho sentito che stavo volando. Oddio, che brutta roba, non voglio avere tutta la coscienza della persona. Mi rimetterò a non accelerare. Coglione. Deve sempre essere una gara per lui, cioè non può andare tranquillo. No, deve sempre essere una gara. Io ho un freddo della madonna, cioè sto già gelando così. Forse avrei dovuto mettermi la maglia termica. Madonna, io sto gelando. Fa freddissimo. Ah, madonna, che freddo. Sto gelando. Ma poi c'ho freddo da Dio, dappertutto, sulle gambe, sulle mani, sul petto. Che faccia? Sei gelato. Riesci a cadere un po' più indietro, che mica è Sto stressando troppo la mano sinistra, minchia, c'ho un dolore. Ci sentiremo quando succederà qualcosa di più importante. Sono in viaggio da 10 minuti, non mi sembra di essere in viaggio tipo da un'ora. Io sto morendo di freddo, c'ho troppo freddo e sto ghiacciando. Mi cazzo, sta ascoltando la musica. Cause I need to defend and try to keep up a poke in your head instead of going under. Figa che freddo. Manca ancora un po' di tempo, sono appena le 3:40, sì, qua mi dà che sono le 4:36, ma tipo sono... è già stato l'ora legale lì e è andata un'ora indietro, mi sono dimenticato ancora di toglierla. Vabbè, ma niente, quando avrò voglia, un giorno potrò cambiarla, se avrò voglia ovviamente, e se mi ricorderò soprattutto. Vabbè, comunque il nostro viaggio sta proseguendo per bene, il peso morto dietro non lo sentiamo, qualche testata sul casco abbiamo ricevuta, però niente di che, per ora si sta comportando bene, diciamo. C'ho le gambe ghiacciate. Oddio, che freddo. E metto in scia, via, così non sento l'aria. Vaffanculo, va. Andiamo nell'oltre po'. Hello Kitty, vieni qua giù. Attenzione, Polly che sopra Biastoni con dentro un ospite. E non va, già il 125 non va del Duke. E niente, Polly è passato tranquillamente. La strada così sarebbe piaciuta molto il mio fedele compagno di Civico Zero, Aste. Questa è stupenda, c'è da fare così anche da soli, secondo me è una figata questa strada. Più o meno non ci sono buche qui, non vedo buche, però cioè, oddio, ho fatto un po' tardi a parlare. Però vabbè, stando dritti, 1-1, cioè, si sta benissimo. Tutta un rettilineo che potrei aprire come un matto, però tipo si apre tantissimo, mi sa che la mia compagna di viaggio qua dietro vola. Però devo dire che la temperatura si sta alzando, mi sto riscaldando pian piano. Forse fuori di dire stronzate. Probabile sarà quello. Piave, mormorava, na 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 na. Non lo so, no, vabbè, cantiamo un'altra canzone, dai. Tutto il giorno fa le penne sopra lungomare, lascia la ragazza sull'altare. Tutto regolare. Oh, oddio, ho avuto rimbarcata dietro. Pecco. Non ho capito un cazzo. Bressana. Un sassolino sulla testa. Oh, strada di merda. Strada di merda.
per non prendere una tangenziale dei c***o. Cosa, ci siamo persi? Ho sbagliato strada. Non ci crede. Allora, ma fare una tangenziale, no, dove non c'è quella strada di m***a. Cosa? Vai a dircelo, Pica, cambiamo le gomme, le sospensioni, mettiamo quelle cancellate. Ci andiamo? Adesso guardo. È una bella strada. Ce le ho gelate. Ma le calze lunghe? È la prima volta che Paco mette le calze corte. Inaffidabile, inaffidabile quel ragazzo. Talmente fa freddo che non riesco neanche a muovere la bocca. Porca troia. E beh, ora siamo a Stradella. Come si concluderà questo giro? Speriamo bene. Pinarolo del Po. Pinarolo del Po. Castellazzo, figa. Funziona quello, mi sa, Abbiamo preso un'altra strada, una strada alternativa, perché abbiamo trovato la strada bloccata, non potevamo passare per lavori. E quindi adesso il nostro ragazzo qui davanti ci sta facendo fare un'altra strada. Vediamo dove ci porta. Speriamo nel punto in cui abbiamo detto di andare. E speriamo in bene. Guarda, io ho perso le fiducia in questo ragazzo, ho perso tutta la mia fiducia. Le speranze sono minime, però cercheremo di portare a casa lo stesso risultato. Quanto cazzo ma? All'incirca? All'incirca? All'una, vi vedete all'una di notte. Hatzonornet! Hatzonornet! Ciao, sono il comitato!